lavorando su due grandi sfide, il lavoro e lotta alla povertà e quindi uguaglianza nel paese. E oggi ci confronteremo appunto con Crocetta perché riteniamo che questi siano due grandi ambiti e noi soprattutto in questo momento siamo fortemente impegnati nell'introduzione del reddito di inclusione sociale nel nostro paese, quindi ci confronteremo anche con Crocetta, cosa che abbiamo già fatto qualche settimana fa, proprio per l'introduzione anche in Sicilia di un reddito di sostegno a chi è nella povertà assoluta. Per quanto riguarda il governo nazionale, i primi provvedimenti renziani, diciamo così, sul lavoro, per esempio il Jobs Act, come li giudicate? Sono provvedimenti che servono al Paese, ma non sono i provvedimenti esaustivi per il Paese. In questo momento dobbiamo creare le condizioni per un nuovo lavoro e dopo fondare anche le regole. Le condizioni per fare un nuovo lavoro oggi vuol dire ritornare a sviluppare e reinvestire nel Paese, produrre un piano industriale perché si sappia su quali assi bisogna costruire su questo Paese, vuol dire combattere la corruzione, vuol dire combattere la burocrazia, vuol dire un sistema creditizio nel Paese che sia a sostegno degli imprenditori. Quindi abbiamo ancora tanta strada da fare proprio per raggiungere un obiettivo, quello di creare le condizioni di nuovo lavoro per recuperare quei posti di lavoro che in questi anni abbiamo perso. Come è cambiato l'impegno delle ACLI nel corso di questi 70 anni? In che maniera oggi agite sul territorio italiano e quali differenze ci sono rispetto a 20, 30, 40 anni fa? Ma noi manteniamo ancora forte le nostre tre fedeltà, il lavoro, la democrazia e la Chiesa. Le stiamo reinterpretando, le stiamo rileggendo alla luce delle nuove sfide e dei nuovi problemi. Oggi il problema nel nostro paese e in Europa è il tema del lavoro, il tema della lotta alla povertà, il tema della pace. Queste sono oggi le nostre nuove sfide, sono le sfide anche che Papa Francesco ci ha richiamato proprio qualche settimana fa a intraprendere con vigore e con responsabilità.